posso parlare tranquillamente dopo, non c'è problema. Sicura? Non è un problema. No, vabbè. Ok, allora intanto mi presento, sono Nicoletta Roberto, sono il vice sindaco di Como, assessore alle politiche sociali, educative e abitative. Allora, vi chiedo intanto scusatevi per il ritardo, ma c'è anche l'assessore Matteo Lombardi, assessore all'ambiente, verde, parchi e giardini. Vi chiediamo scusa, ma purtroppo eravamo anche impegnati in un altro tempo, però ci tenevamo a essere qui e a farvi capire che anche l'amministrazione, ovviamente comunale, è assolutamente a favore della parte di questo coordinamento, perché è un tema che ovviamente è trasversale in tutte le sue sfaccettature. Siamo pronti ovviamente a promuovere in ogni modo iniziative per favorire sempre di più la pace, veramente in tutto, soprattutto in questo momento che sappiamo molto molto particolare e dagli equilibri un po' precari. Mi auguro e ci auguriamo ovviamente come amministrazione che questo clima si possa un po' sedare, perché veramente dopo tutti questi anni di pace e di costruzione, soprattutto per la pace, è un peccato davvero, secondo noi, che il clima si inasprisca ulteriormente. Purtroppo ci sono sempre cause maggiori che neanche noi conosciamo, purtroppo sempre più spesso entra sempre il denaro, perché lo sapete benissimo che anche questa guerra è fatta per dei soldi e non si tiene minimamente conto delle persone, dei civili che senza assolutamente colpe invece muoiono sotto le bombe. E poi una cosa che mi ha detto quel signore lì, che Como, non so se lo sapete, ma penso sì, è città messaggera della pace. Quindi volevo ricordarlo che... Mi stupisco di averlo dovuto dire io. Mi sono ricordata del suo monito che mi aveva fatto la scorsa volta, e quindi Como, la città di Como, è sicuramente una città che è sempre a favore della pace, vuole combattere ogni tipo di conflitto e di guerra. Quindi porto anche ovviamente il saluto da parte del sindaco Alessandro Lapinese. Grazie mille.